Dottor Barletta, prosegue il convegno, adesso c'è anche la prova pratica. Come sta andando? Avete riscontrato l'attenzione dei ragazzi, protagonisti ovviamente di questa giornata? Assolutamente, io sono assolutamente contento. L'idea nostra era soprattutto fare prevenzione tra i giovani, perché stanno per prendere, oppure hanno già preso da poco però la patente, quindi secondo me è importante anche oltre il fatto della, come dire, sanitario, della salute, cioè ti fa male, ma è importante anche conoscere le conseguenze di una assunzione, di una guida, cioè mi ferma la polizia e io mi fanno il palloncino e io supero i valori che abbiamo sentito, ma noi dobbiamo sapere, i ragazzi devono sapere quello a cui vanno incontro, perché una volta che la patente gliel'hanno levata, per riprenderla passa veramente anni, cioè nel senso lo devono sapere quello che rischiano. Io trovo che questa iniziativa sia veramente un'iniziativa straordinaria, a parte la partecipazione che abbiamo avuto, che è veramente segno di una grande attenzione e sensibilità di questo tessuto sociale, insomma, ma l'idea di parlare direttamente con i ragazzi dei rischi legati all'assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti sulla guida, lo trovo veramente una cosa molto bella e mi fa piacere vedere tutta questa partecipazione, insomma la sala era piena, quindi insomma una cosa molto molto bella. Tra l'altro l'evento coinvolge non solo il nostro SERD ma anche le forze dell'ordine, il centro alcolologico regionale, quindi insomma segno ancora una volta di una grande sinergia. Anzitutto voglio fare dei ringraziamenti appunto al direttore generale e al SERT, a tutte le istituzioni che sono presenti e soprattutto ai servizi anche sociali, perché voi sapete bene che dietro ogni iniziativa, se gli uffici non lavorano, non si può realizzare nulla. Quando mi ha chiamato il dottor Barletta sono stata coinvolta in questa cosa, mi sono subito adoperata con le scuole e che cos'è che mi ha simulato di più? Mi ha simulato di più la simulazione che verrà. Perché? Perché i ragazzi tante volte hanno, come siamo stati tutti ragazzi, no? La curiosità di provare, però la curiosità di provare, l'età che hanno, quali sono poi gli effetti, magari non li conoscono, e quindi la simulazione che verrà nel corso di questa mattinata, loro possono provare senza assumere sostanze stupefacenti ma quali sono, o alcoliche, ma quali sono i veri effetti che danno queste, insomma, queste sostanze. Il tema delle dipendenze è molto sentito da noi tutti, e anche perché spesso vediamo ciò che accade, no? Nel quotidiano, il sabato, la domenica, quindi è importante che le scuole, proprio essendo un agente educativo per eccellenza, si interessino a sensibilizzare i giovani a queste tematiche. Quello che c'è dopo l'assunzione delle droghe è molto importante, perché le conseguenze a questa tipologia di droghe portano gravi conseguenze, cioè sia mentali, più che altro la dipendenza è quella la cosa grave delle droghe. Appena, diciamo, ti trovano sotto lo stato di ebbrezza o sotto l'assunzione delle droghe, c'è subito il ritiro della patente. Penso sia giusto? Sì, giustissimo.